world is a war zone. Never took the loss, just a lesson. I got more to go. Automatic. When I'm on, I'm gonna get strong. If I'm never not on point, that's a bad thing. Never win. Never look. Keep trying to have a war, it's a war zone. Can't keep it on, trying to keep the door closed. I'm just moving to the beat of my own drum. E salve a tutti i youtuberini e ben ritrovati in un nuovo video. Allora, finalmente si ritorna a fare video su questo canale. Scusate l'assenza di questi 4 mesi. Dove siamo? Sentite la colonna sonora. Avete visto anche un trailer? Rebirth Island. Ragazzi, siamo su Warzone Mobile. Purtroppo non siamo in compagnia col signor Seggente Caporal Minore Fioc. Innanzitutto vi rimando, magari ve la metto qua sotto in descrizione, alla playlist che ho fatto fino ad ora col sergente caporal minore Fiocco con Warzone Mobile. Trovate anche sul canale, nella sezione tutorial, i modi per poterlo scaricare sia sui dispositivi iOS che sui dispositivi Android. Ci sono 2 metodi, provateli entrambi. Per quanto riguarda Android, iOS ce n'è soltanto uno, quindi dovrebbe essere piuttosto semplice farlo. Perché questo video di Warzone Mobile? Perché un paio di giorni fa, forse addirittura ieri notte, perché in America era giorno, c'è stato un evento tipo Next, l'avevano già fatto l'anno scorso mi pare. Durante questo evento, per quello che sarà poi il rilascio di Modern Warfare 3, detto che Warzone Mobile verrà posticipato un'altra volta. Sì, che palle, doveva uscire a maggio dell'anno scorso teoricamente, poi l'hanno posticipato a novembre, il primo novembre. Vedete, su Apple Store segna ancora il primo novembre 2023, invece no, l'hanno posticipato alla primavera del 2024. Questo perché vogliono far rilasciare il gioco in maniera molto bella, stabile, compatibile per più dispositivi ancora, eccetera. Dall'altro canto si sta un po' perdendo quell'effetto wow, effetto sorpresa. Ma intanto mentre chiacchiero, perché sennò vedete per 3 ore il mio bel faccino, siamo qua naturalmente in game, in lobby. Vi spiego, nel corso di questi mesi ci sono stati diversi aggiornamenti. Il primo più visibile è qua proprio nella home. Prima avevamo uno sfondo un po' random, un po' a caso. Adesso siamo in questo contesto di una base. Qui abbiamo situazione del battle pass, dovrebbe essere il terzo battle pass o il quarto addirittura da quando hanno rilasciato questa versione. Limited release, c'è ancora la scritta. Hanno migliorato un filino la qualità visiva in generale del gioco, poi la vediamo in game. Mi raccomando ragazzi, seguite le live su Twitch con il video di Mobile, mettete un bel like, attivate la campanellina e iscrivetevi al canale. Ovviamente io sempre cose invertite. Comunque, qual è la grande novità di questo aggiornamento? C'è stato un aggiornamento stanotte e che è uscita la mappa Rebirth Island. Per i neofiti sarebbe la mappa Alcatraz. Vi faccio vedere l'ultima cosa, non mi ricordo bene dove si trova. Gear up, credo. Possiamo personalizzare il nostro personaggio, quindi mettere la skin che vogliamo, veicoli, l'emblema, la calling card. E mentre sulla destra hanno messo le armi dal drop. Inoltre avevano aggiunto, questo già tempo fa, i perk nei loadout. Non ci perdiamo troppe chiacchiere ragazzi, partiamo. Ovviamente siamo collegati a un VPN, siamo con altri 2 giocatori, no, con un altro giocatore, perché mi sa che squadra 2. VPN che non è più Svezia ma ha messo Norvegia, quindi se volete collegare, se vi dovete per forza collegare, perché gioca su iOS dovete avere la VPN fissa. Per chi gioca ad Android la dovete attivare solo nel momento in cui vi collegate in game. Ragazzi, ma che bella! Guardate, ma che bellina! Bellina, bellina! Oh, vabbè, sto male. Ho modificato un pochettino i pulsanti perché si fosse perso le live. Ogni mercoledì su Twitch di Warzone Mobile, nei primi video ne avrete visto magari giocare a merda, ma perché avevo i pulsanti sballati. Adesso ho invertito lo sparo e il mirino, perché in tutti i giochi FPS, a parte quello di Mobile, lo devo per forza fare. Ragazzi, via, belli concentrati e fomentati. Cazzo, ma vai a cagare, Cristo di... Va bene. Porca
puttana! Minchia, raga. Ma vola ancora, vero? Sì, è tipo molta guerra. Madonna, ma io vorrei fare un video... Olè, ci sono ancora un po' di glitch grafici. Due kill, fammele fare, Cristo Dio. Siamo in una zona tranquilla, giovine. Andiamo qua. Secondo me vogliono aspettare a rilasciare bene il gioco, appunto, per fare tutte le migliorie. Figure, me bla 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 bla. Vaffanculo. Meno male che non si è revive. Una cosa che comunque stanno fissando a poco. Ecco, che non è questo che hanno fissato, ma... Bene. Cazzo. Madonna, raga, ma è impossibile, sono solo player. E stavo dicendo, hanno fissato molto la questione dei lag. Anche se ogni tanto qualche laghicchiata la tira. Accontate il fatto che sono ancora collegato con la VPN. Però rispetto al passato, questa che arma è fica. Poi non c'è più il pulsantino per correre, ma tac. E abbiamo tirato. Madonna, ma raga, ma è pieno di player sta partita. Cioè, per carità, però, Cristo Dio, non si riesce neanche a giocare. Raga, non ho fatto neanche una kill. Ma neanche una. Oh. Raga, ma è impossibile parlare mentre si gioca sto giochino. Beh, l'hanno migliorato un botto invece il gioco. Adesso vabbè ragazzi, purtroppo queste partite qua fanno schifo la merda. Me ne spiaccio. So che stanno aggiungendo mappe multigiocatore, sempre più mappe di multigiocatore. E se questo video raggiunge un 50 like, nel prossimo video andremo a fare qualche partita multigiocatore. Che quello è da parecchio tempo che non faccio. Dai, adesso mo concentrati, zitti tutti, che altrimenti io provo a chiacchierare e mi distraggo, non so sparare. E siamo su Verdansk e vedete che la grafica è molto più carina. Dove scendiamo? Beh, presumo che vogliano scendere qua. Hanno pingato sta zona. Cioè, proprio della serie, ognuno per cazzi suoi. Fiocco, dove sei? Che tu sei bravino in sto gioco. Ragazzi, Fiocco è bravino, Su World Mobile. Su COD Mobile fa schifo, ma qua è bravuccio. No, vado da quello giallo che secondo me si è fatto suo. Occhio. E poi dobbiamo pagare anche i danni. Noi vogliamo evitare di pagare danni. Ecco, i veicoli sono stranguidabili. Oppela. Dove vai, giovine? Allora, devo dire che mi faceva più comodo il pulsantino per correre. Ce lo sono giocati il giallo. No, raga, via Damos. No. Là c'è gente. E probabilmente sono player. Con il Damos subito. Per dire Damos intendiamo andare a morire malissimo. No, c'è il drop qua sopra. Ma che schifo. Vedete che io sposto leggermente il dito, ma è molto scattoso. Ecco, dammi il tac. Questo è devastante. Aspetta, andiamoci con il nostro compadre. Bella lì, grande zio. Vieni. Oh. Tac. Vedete che mi ha brillato la schermata. Adesso sta arrivando gente da là. Sì, sono un po' buggate le armi, vedete in basso. Come vedete l'arma è oro, Quindi stiamo anche iniziando a fare due mimetiche. Cazzo. Purtroppo gli sniper qua non riesco a usarli. Cioè mi ci dovrò capezzare un attimo ancora con gli sniper in questa mappa. Cioè in questa mappa, in questo gioco. Ok. No, ma sono da solo? Mi sa che si sono beccati un camperone di quelli da duri proprio. Cazzo. Ovviamente mi si incassa il personaggio, dai! Cazzo! Dai! Ma dov'era? Ma Cristo!
Ma guardalo come era sopra camperato. Vabbè, raga, dai, siamo arrivati ai quarti. Video un po' così, eh. Qui abbiamo la nuova schermata dei vari premi, delle cose che abbiamo sbloccato, cose varie ed eventuali. A parte che la musica non si sente più, quindi la mettiamo ora in post-produzione. Detto ciò, youtuberini, questo era una panoramica del nuovo, dei nuovi aggiornamenti. Anzi, so che è da un po' che non porto... Spacchiamo l'Apple Watch. Da un po' che non porto Warzone Mobile. Fatemi sapere se chi di voi ci sta giocando, se avete già provato la nuova modalità Rebirth Island di Alcatraz, che è bestemmiosa, perché da quello che mi sembra di aver visto sono tutti giocatori, sono solo giocatori, ma c'è gente che è veramente molto brava, faccio complimenti perché mi fanno bestemmiare in qualsiasi lingua del mondo, però bravi, bravi, bravi loro, nerdano come lo schifo. Fatemi sapere un po' la vostra, cosa ne pensate del fatto che l'abbiano posticipato ancora. E niente, ci vediamo alla prossima. Ricordatevi che sono in live su Twitch tutte le sere, l'orario è sempre quello, può essere 8:30 come può essere 9:30, 9:40, in base un attimo ai tutti gli impegni che ho durante il dì. Ciao ragazzi.